Ragazze, buon giovedì. Non vi dico che lavoro ne stiamo facendo. Allora, abbiamo un problema, nel senso che Samuele è risultato positivo, lievemente positivo al tampone, di conseguenza da oggi pomeriggio siamo tutti a casa, appassionatamente. Adesso vedremo un attimino come evolverà la situazione. Detto ciò, ne abbiamo approfittato perché c'è un po' una faccia stravolta, ma è da stamattina che faccio avanti e indietro. Poi mi è diventato tutto l'occhio rosso adesso. Io sono allergica, quindi stare fuori ho le mani tutte sporche. Ma ero fuori con Francia, abbiamo fatto questo lavorone mega galattico. Proprio perché finalmente ha smesso di piovere, quindi è da ieri praticamente che piove, ieri pomeriggio, e ci voleva, vi dirò, perché l'acqua qui serviva, me ne ero accorta proprio con le piante che si stavano tutte seccando, in particolare il mio Leandro che stava patendo tantissimo. E niente, abbiamo deciso che, visto abbiamo visto il sole che usciva e di conseguenza, insomma, siamo usciti in giardino più anche per i bambini e ci siamo messi a fare questo mega lavorone. Ora vi porto fuori con me perché forse l'altro giorno vi parlavo e vi dicevo che dovevamo fare questo lavoro qui delle piante e finalmente Franci, insomma, ci è riuscito, mi ha sistemato tutta la siepe davanti. Ora vi faccio vedere. E insomma, vi spiego mano a mano. Intanto i bambini sono fuori che giocano, si divertono tra di loro. Usciamo. Guardate che bello! Allora, qui Franci praticamente ho preso in mano forse la fotocamera un pochino tardi. Qui ci sono fuori Samu e Raffa che giocano. Loro stanno facendo di tutto, ogni tipo di gioco stanno facendo, non si sono neanche accorti che io sono qua. Qua c'è la Daisy. Allora, qua mi ha tagliato le siepi, così in questa maniera, qua e qua. Adesso mi metto all'angolo così vedete meglio. Erano molto molto grandi. Vedete che la parte dell'ingresso me l'ha tenuta con dei ciuffi più alti, proprio perché la cosa che vorremmo fare è di creare l'arco. Quindi ovviamente per creare l'arco A ci vorrà un sacco di tempo, perché adesso non so, vabbè che a noi le siepi crescono velocemente, però comunque ci vorrà un po' di tempo e le prime parti, insomma, le faccio crescere in maniera tale che poi si uniscano e riesco a creare questa cosa un po' romantica, vediamo se ci piacerà, però io penso di sì. E Daisy. E ora vi mostro dove è Franci, perché finito qua davanti questo lavoro, e non vi dico perché era tutto sporco, quindi poi si è messo a soffiare, siamo usciti, abbiamo pulito là fuori. Franci si è messo a tagliare anche qua giù. Ciao! Ciao! Come va? Hai Bene? fatto già tutto, vero? Più o meno? Sì, Adesso sono appena fuori, soffiare. dobbiamo solo più che altro, sì, soffiare tutte le foglie. Vedete infatti lì che c'è questo mucchione. E qua diciamo che il più, allora la siepe arriverà all'altezza della prima parte del gazebo, quindi una volta arrivata a quell'altezza lì poi la manterremo sempre uguale. Di qui diciamo che sono cresciute tutte in maniera non uniforme perché non so se vi ricordate un sacco di tempo fa ormai le abbiamo pian pianino trasportate le siepi, quindi qui magari sono state aggiunte dopo, qui prima e di conseguenza sono cresciute in maniera irregolare, ma vabbè, poco importa. Da questa parte niente di nuovo. Adesso bisognerà solo andare a pulire il fogliame. E questo è il famoso oleandro che stava patendo un sacco la non acqua, la siccità. L'abbiamo bagnato e tutto quanto, ma serviva proprio l'acqua piovana. Questa è una pianta grassa che punge tantissimo, cioè ha delle spine enormi, sarebbe da mettere all'interno di quelle case dove non volete che entri nessuno ed è, vi dirò, un ottimo deterrente perché fa un male becco. Allora, scendiamo insieme perché non vi dico qua. Allora, questo sono dei bulbi di Narciso, ecco, non mi viene mai il nome, poi dopo mi viene. Quindi sono proprio gialli bellissimi. Adesso stanno pian pianino, lo sta gettando.
Poi una volta che ha buttato fuori tutto è bellissimo, cioè diventa tutto colorato di giallo ed è una cosa fantastica. Allora qua la mia camelia senza cadere per terra. Da questa parte invece abbiamo spostato, l'altro giorno forse tramite delle storie su Instagram vi ho mostrato tutto il lavoro che abbiamo fatto, cioè sono andata a ripulire tutta questa parte. Qua dentro c'è la tartaruga che dorme nel suo vaso, qui ci sono le mie due aloe che hanno beccato un po' di freddo invernale, quindi acqua. Adesso le tengo qua sotto un pochino riparate. E qua ci sono, questi cos'è che sono? Dei oleandri, altri oleandri. Questi sono quelli che ha fatto Franci. Qui abbiamo spostato il nostro barbecue. Dobbiamo bagnare? E poi di qua così. Sì, va bene, adesso aspetta che finisco, poi dopo puoi accendere il soffiatore. Ora volevo solo spostare qua sotto anche questa, vedete che questa è la mamma aloe, diciamo. Ma guardate quanto ha gettato in più. Cioè c'è una, due, tre, quattro. Infatti questa dovremmo fare un lavoro di apertura generale. E una volta aperte poi possiamo dividere, diciamo, le varie piantine e fare diversi vasi. Già delle persone a cui regalarle che me le hanno chieste, quindi farò così. E ho spostato di qua tutto il resto delle piantine, perché questi due boss li avevo messi nel sottoscala, praticamente un po' come divisorio, ma non mi hanno beccato l'acqua. E il boss è una di, quella di quelle piante che... Wow! Che fa proprio schifo. Grazie! Grazie, grazie! E così, e intanto che ci sono, visto che è dietro Franci, questa è la nostra macchina nuova che è arrivata forse il 3 marzo, ma noi siamo andati a ritirarla. 14. Adesso non mi ricordo, comunque a inizio marzo, l'abbiamo ordinata a dicembre, e questa insomma è la nostra macchina nuova, l'abbiamo ordinata a dicembre, Allora, grazie Franci, perché io avevo appena pulito tutto qua. Stiamo con i vasi. Eh sì, per forza. Dobbiamo rispostare qua e ripulire. Todos en todos.
Allora, intanto che qua Franci finisce, stavo parlando, ma poi lui ha acceso il suo soffiatore. E niente, quello che volevo dirvi è che questa, insomma, è la macchina nuova che abbiamo ordinato a dicembre ed è arrivata novembre 2021 ed è arrivata solo a marzo. E così è una molto molto bella e avevamo proprio necessità di cambiarla perché la macchina di prima stava tirando gli ultimi e visto che noi facciamo comunque tanti chilometri non potevamo rischiare di rimanere a piedi e insomma diciamo che ci siamo mossi per tempo, poi la macchina ha retto parecchio, comunque è così, vedete, è così, molto 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 bella, insomma a me piace, avevamo bisogno di una macchina che comunque qua ci stesse, perché vedete che abbiamo un furgone che comunque è molto grande, occupa un sacco di spazio e occupa molto più spazio rispetto a una macchina normale e quindi avevamo bisogno, insomma avevamo calcolato proprio le dimensioni per riuscire comunque a parcheggiarla all'interno. In realtà potremmo anche portarla giù, però devo ancora provare a fare questa manovra. Diciamo che per il momento siamo comunque comodi, l'importante è che sia così all'interno. E niente, non vi avevo detto questa cosa, ve ne avevo parlato forse su Instagram e adesso a chi non mi segue lì lo saprà, insomma. Franci, arrivo ad aiutarti adesso, eh. Ragazzi, come sempre mi sta per terminare la batteria, diciamo che il più abbiamo fatto, adesso Franci dovrà solo andare a pulire esternamente, guardate che meraviglia, sono sempre felice di riordinare il fuori e dentro, mi piace che entrambi siano sempre comunque in ordine e ben sistemati, sono sempre da tenere. Io ragazzi vi mando un bacio, un abbraccio, mi auguro vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo video. Ciao!